Una disgrazia, ma anche un mezzo miracolo, quello accaduto a Pieve Annievole, in provincia di Pistoia. Madre e figlio di 90 e 59 anni sono usciti praticamente illesi dal crollo della loro abitazione, venuta giù poco prima delle 6 di mattina. Le cause del crollo sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, ma sembra probabile che si sia trattato di un'esplosione provocata da una fuga di gas GPL. Di sicuro, quando i soccorritori sono arrivati, hanno trovato i due fuori dall'abitazione, in evidente stato di shock e con lievi ferite, ma salvi. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che la madre e il figlio, operaio agricolo, si trovassero entrambi in cucina al momento della fuga di gas al pian terreno. Il figlio si sarebbe accorto di quello che stava accadendo e sarebbe riuscito a portare in salvo la madre. Alla fine lui avrebbe riportato ustioni non gravi, la madre qualche lieve ferita. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Pistoia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Montecatini che con l'aiuto dei cani molecolari si sono accertati che non ci fossero altre persone sotto le macerie. Al lavoro anche il personale dell'Enel per ripristinare l'energia elettrica nella zona andata via a seguito del crollo. L'abitazione adiacente a quella crollata, dove vive un anziano, non ha riportato danni strutturali.